la fotografia che mi piace di più è quella che farò domattina, diciamo. Quello che amo di questo lavoro è la continua ricerca e la continua possibilità di fare meglio domani. Quindi in qualche modo continuo a ricercare, non riesco a bloccarmi su un modo di raccontare. Ecco, ogni giorno cerco la foto perfetta, insomma, quella che mi darà la pace eterna. Ovviamente questo non succede, ma ho di nuovo domani un'altra occasione. Nel mio lavoro la dimensione narrativa è tutto, ma la narrazione è una narrazione di me. Cioè, vista l'immagine, ho una strana capacità di capire cosa va e cosa non va bene e di dirigere la mia creatività, però è un atto che nasce al momento. Io credo che la creatività sia una condizione dello spirito con cui si nasce, però detto questo, tutto quello che vedi, senti, leggi, nutrono intanto la tua creatività e portano il momento in cui la tua opera ti piace sempre più lontano. La mia fotografia è una fotografia che nasce molto gioiosa. L'attimo della fotografia è sempre un momento di seduzione e deve intercorrere tra, vorrei dire quasi anche tra l'oggetto e il fotografo, ma certamente tra gli esseri umani. La bellezza, secondo me, è personalità ed è un insieme di difetti che fanno una bellezza unica. L'unicità nel mio lavoro è essenziale, voglio dire, ci sarà sempre meno spazio per la duplicazione o la catalogazione del reale, no? I fotografi che resisteranno a questo tsunami saranno solo degli autori. Lo stile è già in noi ed è in tutti, solo bisogna fare fatica alle volte, soffrire, darsi un aggettivo, no? Dico, ma io come sono? Sono timido, bene, faccio diventare la timidezza un'estetica. Con le modelle, per esempio, avevo qualche difficoltà, insomma, come tutti i ragazzi giovani. E allora ho detto, beh, ma facciamo diventare questa cosa un'estetica. Allora parlavo poco, le mettevo in delle posizioni geometriche, quello è diventato uno stile.